Era una fredda sera d'inverno e soffiava un vento gelido. Le locomotive non riuscivano a prendere sonno. Avremmo bisogno di qualcuno che ci leggesse una storia, suggerì Toby. Un racconto del mistero, aggiunse Percy. Però deve avere un lieto fine, puntualizzò Duck. Ve ne racconterò una io, disse Thomas. E tutti restarono ad ascoltare. Una volta, iniziò Thomas, c'erano tre piccole locomotive nella piccola rimessa di una piccola rete ferroviaria. Si chiamavano Duke, Stuart e Falcon. Duke, il più anziano, aveva preso il nome da Sua Altezza il Duca di Sodor. Era molto orgoglioso e ci teneva che le locomotive fossero sempre a posto. Quando gli altri combinavano qualcosa che non andava bene a Duke, lui commentava: Sua Altezza non sarebbe d'accordo. Le locomotive andavano e venivano, ma Duke era sempre fermo lì. Stuart e Falcon lo chiamavano il vecchio sbuffo. Gli volevano bene, ma erano stufi di sentire sempre parlare di Sua Altezza. A volte lo prendevano in giro dicendo: c'è chi va, c'è chi viene, ma il vecchio sbuffo è sempre fermo lì. Birbanti impertinenti, rimbeccava Duke. Che cosa siete venuti a fare qui? Non te la prendere, vecchio sbuffo. Si è giovani una volta sola. Beh, state attenti se non volete finire come lo sgorbio. Lo sgorbio? E chi era? Era proprio un bel tipaccio, rispose Duke. Viaggiava malissimo e spesso usciva dai binari. Gli avevo detto di stare più attento, ma non ha voluto ascoltare. Oh, e chi vuoi che si preoccupi di qualche capitombolo? Noi, risposi. E quello scoppiò a ridere. Finché un giorno il capo decise di farlo diventare utile. A quel punto lo sgorbio smise di ridere. Perché? Che cosa gli ha fatto? L'ha trasformato in un generatore. E ancora oggi è nella rimessa dalla quale non si può più spostare. Da quella sera Stuart e Falcon diventarono locomotive molto utili e vissero felici tutti insieme per tantissimi anni. Poi arrivarono i tempi duri. Le miniere sulle colline vennero chiuse. E venne chiusa anche la ferrovia. Qualcuno si presentò per acquistare le locomotive. Prendiamo Stuart e Falcon. Nessuno voleva Duke. Era troppo anziano. Su col morale, vecchio sbuffo, lo rincuorò Stuart. Troverai un'altra ferrovia dove fare il supervisore. Si sforzavano di essere coraggiosi. Nessuno avrebbe immaginato che le loro parole si sarebbero avverate. Il conducente e il fuochista lubrificarono Duke per l'ultima volta. Lo avvolsero in un telo, lo salutarono per sempre e andarono a cercare lavoro. Duke rimase tutto solo. Vabbè, andrò a fare un sonnellino. Mi servirà a far passare il tempo. Le acque del disgelo scesero a torrenti dalle colline. Tutti intorno cominciarono a crescere alberi e cespugli. Più nessuno sospettava che sotto quelle sterpaglie si trovasse una rimessa, a eccezione della locomotiva Duke che ci dormiva dentro. «Ma non è un lieto fine!» esclamò Percy. «Oh, ma...» mormorò Thomas assonnato. «Non è mica finita!» Ma dovrete aspettare la prossima volta.